Allora, Nichi Vendola qui a Roma, nella sede della Regione Puglia, stamane un evento importante, cioè la presentazione dell'annuale concertone della Taranta con una novità grossa, Bregovic. Che cos'è, Nichi, per te la Taranta? La Taranta è un pezzo di questa vicenda culturale delle popolazioni mediterranee. È la colonna sonora della parte di un Salento che è operaio, che è contadino, che è fatto, diciamo, di un mondo un po' rarefatto, quel mondo appeso tra una campagna molto profumata, molto odorosa, e un mare che ti proietta di fronte a un pezzo di Balcani e un pezzo di Grecia. La Taranta è tante cose, è il morso di un ragno, che è un modo per spiegare qual è il senso di smarrimento dolce che ti produce quel territorio così strano, sospeso tra terra e cielo, che è il Salento. La pizzica era la musica con cui la gente della campagna, di questo grande immenso entroterra, accompagnava i riti d'amore, il corteggiamento o anche i duelli d'amore, oppure accompagnava le lotte della poverissima gente, di coloro che provavano a emanciparsi da una condizione di servitù della gleba. Insomma, è un insieme, un coacervo di suoni, ritmi, di improvvise, estenuanti dolcezze, cantilenanti, e poi di tamburi che irrompono con il loro ritmo ossessivo nella quotidianità e dicono di una virulenza dei sentimenti popolari e tante cose. È un pezzo di noi, di come eravamo, di come siamo, è uno dei tanti spartiti che raccontano le tradizioni popolari che noi stiamo in qualche maniera reinventando, immaginando che le tradizioni popolari non sono museo, ma sono vita, si rinnovano continuamente. Per questo abbiamo bisogno ogni anno di distruggere e ricostruire la formula della notte della Taranta. Abbiamo bisogno di essere provocati e accompagnati da maestri concertatori che possano davvero rompere qualunque tendenza a un identitarismo mummificato. Il passaggio da Ludovico Einaudi, più cerebrale tra gli intellettuali della musica, e Goran Bregovic, il più pirotecnico, più visionario, più incandescente, popolare, il più gitano, il più zingaresco dei musicanti dei Balcani, è un passaggio molto forte, ma dice che la Taranta è davvero come l'araba fenice. Ha bisogno di incenerirsi e di rinascere ogni anno dalle proprie stesse ceneri. Per noi è costruire un'idea di noi stessi, di come fummo, legata alla mescolanza, alla transumanza, alle arrivi e alle partenze, al crocevia, al crocicchio, e non a un'idea dell'identità nevrotica, chiusa, con il territorio delimitato come fanno gli animali, e l'idea che chi è fuori dal tuo territorio è nemico. Quando arriva chi è fuori dal tuo territorio si fa festa, si prendono i tamburi, le fisarmoniche e si costruisce la musica della conoscenza, e la musica che mette insieme diversi strumenti, diverse culture. L'armonia non è un suono solo, e tanti suoni, una polifonia, e la notte della Taranta è una bella polifonia di tutte le tradizioni popolari di tutti i sud del mondo.
Rappresenta la tua Puglia in qualche modo questo percorso, questo processo? Sì, perché noi abbiamo investito sulla Tarante, sulla pizzica, in maniera differente da come si fa normalmente. Non abbiamo costruito sagre di folklore paesano, abbiamo costruito eventi di grande qualità, di grande richiamo internazionale. Sono eventi popolari e insieme, diciamo, vetrine della migliore musica internazionale. Tra i maestri concertatori vi è stato Steve Copeland, il famoso musicista dei Police. Batterista dei Police. Vi sono stati il maestro Mauro Pagani, il maestro Giovanni Lindo Ferretti, maestro Sparagna. Ci sono stati nomi che hanno accompagnato un frammento di Salento a percepirsi sempre come un territorio cosmopolita, un territorio del mondo. La grandezza del Salento è nella sua capacità di essere una regione dell'anima, una regione della cultura, non una regione burocratico-amministrativa.